Sì, mi sa che devo smettere di lanciare le robe, ma più che altro per la semplice motivazione che potrebbe effettivamente distruggersi il contenuto all'interno. Direi decisamente di sì. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto benvenuti in questo nuovissimo video. E oggi assolutamente non siamo in un video programmato. Infatti, l'idea di realizzare questo video nasce alla base di un video che ho fatto un po' di tempo fa riguardante l'unboxing e prime impressioni del mio iPad Pro 11, appunto ricondizionato. E quest'oggi, per l'appunto, dinanzi a noi abbiamo un altro prodotto, però che questa volta è una sorta di esperimento, se vogliamo così definirlo. Quindi ben ritrovati con questo nuovissimo video. E oggi, per l'appunto, come detto dal titolo, visto la miniatura, in realtà praticamente forse ovunque, parliamo di questi benedettissimi iPhone ricondizionati, o comunque ricondizionati in generale, e vediamo più che altro se l'acquisto che ho effettuato qualche giorno fa può essere all'altezza un minimo delle mie aspettative. Ovviamente ci tengo a ricordarlo che questo è un acquisto che ho effettuato io, quindi non è in collaborazione con nessuno. Quindi vi parlo da comunissimo utente che va su eBay e cerca iPhone ricondizionato e ne compra uno. Non direi poi così tanto a caso, perché ho fatto una serie di ricerche varie e alla fine sono giunto a proprio lui. Tra l'altro, prima di cominciare, mi raccomando, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like sotto questo video se magari vi interessano contenuti di questo tipo. E cosa più importante, mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi a questo canale, che è molto importante. Inoltre, in descrizione vi ricordo che vi lascio tutti i vari riferimenti ai prodotti che in questo caso oggi vediamo, ma anche ad alcune alternative che vi riporto su Amazon. Perché, appunto, come vi ho detto all'inizio, questo pacco arriva da eBay. Allora, vi dico sin da subito: io sono un grande appassionato di ricondizionati perché ci ho acquistato il mio iPhone 11, il mio iPad Pro, il mio Apple Watch, insomma, ho comprato quasi tutto ricondizionato. Vuoi magari per l'ambiente, vuoi magari per risparmiare qualche cosettina? Insomma, robe di questo tipo. E appunto qualche giorno fa mia sorella mi fa: "Ehi, dovrei comprare un telefono nuovo." E al che gli faccio: "Ok, va bene, cerchiamo qualcosa." E allora a quel punto mi sono ricordato che su eBay, o comunque in realtà esiste da una vita Lombardo Shop, realizza dispositivi ricondizionati ad un buon prezzo. E a detta di molte persone dovrebbero essere interessanti come rapporto qualità-prezzo. In questo caso io vi parlo di un iPhone X che ho acquistato nella gradazione B. Intanto mi si spengono anche i monitor, fantastico. E direi che il contenuto della confezione è molto sempliciotto. Ovvio e logico che non vi daranno mai la confezione, quella naturalmente originale di Apple, però vabbè, ci sta, nel senso, con quello che lì si paga, però non sempre, perché per esempio con il mio iPhone 11 su Amazon mi hanno spedito anche la scatola originale. Comunque devo dire che il contenuto della confezione è curato molto bene. Qui troviamo un fogliettino illustrativo che appunto ci illustra di varie cose che si possono fare nel caso ci dovessero essere dei problemi. Ovviamente questo in merito ad un'eventuale restituzione. E poi vabbè, ci lasciano il loro Deprian e un bel sacchettino di Bartolini. In realtà magari penso che questo non sia tanto per ricordo, quanto più nel caso dovesse esserci problemi di fare direttamente il reso. E tra l'altro, se non mi ricordo male, dovrebbero esserci la bellezza di 14 giorni, ovviamente dall'acquisto. E quindi niente, insomma, se c'è qualche problema, pam, gli rinviamo tutto quanto. Comunque dicevamo, confezione chiaramente non originale Apple, però in questa scatolina targettata Lombardo Shop. E banalmente qui in confezione troviamo subitissimo di fronte il nostro iPhone, che in questo caso è un iPhone X colorazione Black da 64 giga, come detto appunto prima, grado B, che dovrebbe essere, se non ricordo male, la graduazione nella fascia media, perché ci sono tipo grado C, grado AB, grado A più e grado che ve lo andate a comprare all'Apple Store. Vabbè, non esageriamo. Comunque, cavolata a parte, in confezione ci lasciano anche cavetto USB di tipo normale e Lightning dall'altra parte, e un adattatore, penso che sia da 5 watt, ma quasi sicuramente, e infine una spilletta per rimuovere la SIM. Vabbè, diciamo che ci sta, confrontando anche il fatto che, facendo sempre riferimento al mio iPhone 11 comprato su Amazon, non mi avevano dato praticamente nulla, né cavo né tantomeno adattatore. Però in compenso ci stavano gli Apple sticker. Vabbè, quelli insomma non è che siano importanti, però comunque sticker a parte, facciamo un bel ASMR. E voilà, ecco qui in tutto il suo splendore e in tutte queste incredibili ditate che ci sto già lasciando sopra, iPhone X colorazione siderale. Allora, voglio fare subitissimo un paio di considerazioni, tempo che qui gli do un'occhiata. Effettivamente sia al lato del display sia dalla parte posteriore devo dire che non ci sono particolari imperfezioni. Forse sì, effettivamente qualche graffiettino ci sta qui e là, però penso che sia più che normale. Diciamo che i bordi hanno sicuramente visto giorni molto migliori rispetto a questi, soprattutto la parte di qua dove va inserito il connettore per la ricarica.
Ecco, quest'ultimo è praticamente super scolorito, ma ok, va bene. E poi sì, effettivamente tutti gli altri lati sono ok. Ripeto, solamente questa parte di qua è molto 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 brutta. Infatti si vede proprio l'usura effettiva, però diciamo che non è niente che possa compromettere, penso, l'hardware. Ma che penso? Cioè, è solamente parte estetica. Tra l'altro facciamo che accenderlo, vediamo se funziona tutto e soprattutto se è carico. Ok, sì, è partito, perfetto. Teoricamente a bordo dovremmo trovare già esattamente Windows iOS 15.0, ed infatti qui possiamo già notare le animazioni. Vi giuro, effettivamente pensavo molto molto peggio. L'unico difetto che si può veramente riscontrare è quello dei bordi, che siano un po' scheggiati e quant'altro, però devo dire che nel complesso ho provato. Poi sì, vabbè, a parte tutte queste incredibili ditate che ogni volta... odiose. Stavo provando a controllare se ci fosse qualche altro piccolo difetto, ma sicuramente magari vi avrò messo qualche b-roll più dettagliato del prodotto, così da farvi capire effettivamente, anche perché dalla videocamera principale o comunque anche quella secondaria è molto difficile poter far vedere tutto quanto bene. Però comunque non male. Ma perché intanto sta in... che lingua è? Mi sarà tipo messo in turco, va bene. Proviamo a fare la configurazione un attimino e vediamo un po' com'è. Connettiamolo già da subito alla rete. Tra l'altro non mi aspettavo, ma è veramente un sacco piccolo e compatto rispetto alla mia mattonella di iPhone 11. L'attivazione di iPhone potrebbe richiedere più tempo. È già finito. Configuriamo poi in seguito. Opzioni codice, mettiamo non usare il codice, non trasferire app e dati. Vabbè, comunque, in definitiva non mi metto qui a fare la configurazione, che sennò qui facciamo veramente notte, anche perché serve il numero di telefono, serve un sacco di robe che non ho purtroppo qui effettivamente. Però comunque tranquilli, appena appunto finirò tutto quanto e quando appunto starò mutando questo video, vi metterò anche percentuale di capacità massima della batteria e questo iPhone ricondizionato di grado B. Perfetto, ho completato la configurazione. Adesso se vado su impostazioni, batteria, stato della batteria, capacità massima 100%, quindi direi approvato. Parlando invece di prezzi, quant'altro, tempi di spedizione e robe simili, io come appunto vi dicevo, questo qui l'ho acquistato su eBay, però il negozio effettivo che me l'ha venduto si chiama Lombardo Shop. È possibile tranquillamente acquistare dal loro sito, anche se onestamente non l'ho fatto, perché appunto con PayPal ho pagato con PayPal e niente, ho finito lì la storia. E il prezzo a cui me lo sono aggiudicato è stato di 294,99 euro, come d'altronde potete tranquillamente leggere qui sulla fattura. E onestamente vi dirò, è un prezzo abbastanza onesto, contando che comunque te lo spediscono già, quindi non devi pagare spese di spedizione, non ci sono cose extra da pagare, insomma finisce lì, quello è il prezzo e quello fine. E onestamente è una cosa che ho apprezzato, il fatto che appunto avessero mantenuto un prezzo basso in proporzione chiaramente ai vari competitor, tipo per esempio su Amazon. Questo esatto dispositivo, stessa configurazione, stesso tutto, non lo trovate adesso come adesso, ripeto, a meno di 350-340 euro. Poi comunque ci stanno tutte le varie altre combinazioni, tipo per esempio il grado A costa una roba come 15 euro in più, il grado C mi pare intorno ai 280, c'è la versione da 64 giga, quella da 128, colorazione bianca, colorazione nera, insomma ce n'è di tutti i gusti. Però comunque questa è stata la configurazione che ho scelto e questo è appunto quello che mi è arrivato a casa. E quindi nulla, alla fine di tutto quanto si va a concludere questo video. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero soprattutto l'abbiate trovato interessante. Non è stato effettivamente un granché, però insomma l'idea era appunto quella di condividere con voi questo acquisto. E niente, per questo video è tutto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbero altri video di questo tipo. E nulla, vi saluto, ciao a tutti.